Salve a tutti ragazzi, oggi vi lascio una piccola sorpresa di Pasqua e siccome sono insegnante di matematica la sorpresa la facciamo con GeoGebra. Che tipo di sorpresa si tratta? E adesso lo scopriremo piano piano. Che cosa facciamo? Costruiamo prima una circonferenza. La circonferenza la facciamo di raggio 3. Poi costruiamo una seconda circonferenza un pochino più piccola, la puntiamo in meno 1 e la facciamo di raggio 2. A questo punto costruiamo una piccola semiretta. Piccola, semirette sono infinite, che parte dal centro del nostro secondo cerchio e finisce contro il primo cerchio. A questo punto che cosa facciamo? A questo punto abbiamo bisogno dell'intersezione fra questa semiretta e la seconda circonferenza e per farlo andiamo qui dove c'è punto, intersezione 1 e 2 e otteniamo l'intersezione con il punto E. A questo punto che cosa facciamo? Costruiamo la retta che passa per E e perpendicolare all'asse delle X e la retta che passa per D perpendicolare all'asse delle Y. E di nuovo ci mettiamo la nostra intersezione. Ecco qui, intersezione. Il nostro punto F. Adesso queste rette di costruzione non ci servono più, quindi possiamo tranquillamente qui dall'algebra chiuderle. E che cosa facciamo? Costruiamo due segmenti. Il segmento che va da F a D e il segmento che va da F a D. A questo punto li facciamo... Che cosa facciamo? Li coloriamo, anzi, prima di colorarli, li facciamo diventare tratteggiati. Ops, scusate. Lì, lo selezioniamo e lo tratteggiamo. Via. Andiamo a selezionare il secondo e lo tratteggiamo. Prendiamo il punto F e il punto F lo coloriamo di rosso. Ecco qua. Adesso, che cosa facciamo? Andiamo a dare una colorata particolare ai nostri due segmenti, il segmento I e il segmento J. E come facciamo? Ci clicchiamo sopra con il pulsante destro, andiamo su proprietà, attiviamo mostra traccia e andiamo su avanzate. Su avanzate andiamo a colori dinamici, cioè colori che cambiano con un particolare parametro. In questo caso noi ci metteremo, siccome il punto F, X tra parentesi di F, mi raccomando la maiuscola per il rosso, Y di F per il verde, green. Per il blu invece facciamo una cosa particolare, facciamo 3 per, ricordo che il per si fa con l'asterisco, X di F e chiudiamo. Vedete che ha cambiato un po' colore. Facciamo la stessa cosa adesso per il segmento J. Pulsante destro di nuovo, proprietà. Di nuovo andiamo a aprire prima su generali, mostra traccia. Andiamo su avanzate. Stessa cosa con i colori dinamici. Abbiamo detto che qui gli mettiamo X di F. Qui gli mettiamo Y di F. E qui sotto di nuovo facciamo la stessa cosa. 3 per X di F. Ecco qua. A questo punto non ci resta che fare che cosa? Non ci resta che dare l'animazione al nostro lavoro. E vediamo che cosa succede. Controlliamo che qui ci sia la traccia attiva anche qui. Andiamo sul punto D. E al punto D, cliccando col pulsante destro, gli diciamo animazione attiva. Ed ecco qui la nostra sorpresa di Pasqua. Ora possiamo anche interromperlo, andiamo qui sulla D, stoppiamo l'animazione attiva, ed ecco qui un bellissimo uovo di Pasqua rosso, con l'incarto tutto quanto colorato. Spero che la sorpresa vi sia piaciuta, riprovate magari a farla anche voi, buon divertimento ragazzi, alla prossima!